Per parlarti di questa tematica parto da una storiella. Un po' di tempo fa sono stata contattata da una persona che mi ha scritto su LinkedIn. Questa persona si lamentava con me perché gli esseri di luce, gli angeli nel suo caso, non rispondevano alle sue preghiere. Lei mi ha raccontato tutte le tecniche, le preghiere, le magie che aveva fatto alla luna piena, non alla luna piena, eccetera, 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 eppure gli angeli non le avevano ancora dato quello che desiderava. E mi ha scritto veramente tanto, mi ha scritto forse chilometri di lettere, direi. Questo perché? Perché dobbiamo sapere una cosa: noi esseri umani desideriamo delle cose. Ma con quale parte di noi desideriamo quelle cose? Noi quello che desideriamo pensiamo sia connesso al nostro bene. Il problema qual è? È che noi non conosciamo il nostro bene, almeno il nostro bene supremo. Noi conosciamo quelle che sono i nostri desideri, che sono magari di tranquillità, di raggiungere alcuni obiettivi, di possedere e di avere alcune cose nella nostra vita. Ma siamo proprio sicuri che tutto questo sia corretto, che sia il meglio per noi? Noi non lo sappiamo. Ti posso dire intanto che ci sono vari tipi di desideri. Beh, la prima classificazione è semplicissima, la possiamo fare relativamente ai desideri connessi all'avere, al possedere delle cose, che non sono solo cose materiali, ma sono anche possedere una moglie o un marito, un fidanzato o una fidanzata, dei figli, un cane. Desideri di fare delle esperienze, fare delle cose nella tua vita, fare un certo tipo di lavoro. E poi ci sono i desideri dell'essere, di quello che tu vuoi essere. E anche qui ci sarebbero varie suddivisioni, perché tu vuoi essere, può essere connesso a situazioni connesse all'ego e a situazioni connesse all'anima. Quindi tu puoi voler essere la miglior persona che puoi essere, come puoi anche voler essere, che ne so, un avvocato o essere ricco o essere colto, ad esempio. Allora, partendo da questi desideri, noi possiamo fare un'ulteriore classificazione. Ci sono i desideri che ti portano a raggiungere qualcosa, che ti portano in una certa direzione. Invece ci sono dei desideri che ti portano, anzi questa è una modalità più che altro che possiamo chiamare leve, che ti portano via da qualcosa. Ad esempio, se volessi dimagrire, potrei voler perdere quel peso di troppo o voler raggiungere uno stato di salute. Ok? Inoltre, come ti ho già accennato prima, ci sono i desideri connessi all'ego e i desideri connessi all'anima. Quello che ti posso dire è che i desideri connessi all'ego non sempre sono collegati al tuo bene, mentre invece quelli connessi all'anima sono quelli che normalmente non conosci con la mente, che magari ti accendono qualcosa che non sai neanche spiegare dentro di te. E sono guidati dall'amore, mentre quelli dell'ego spesso sono guidati dalla paura. Poi tu puoi benissimo avere dei desideri egoici. Sappi che se tu ti basi solo su quei desideri, la vita potrebbe non accontentarti, mentre se tu fai una vita sana spiritualmente, dove tu cerchi di esprimere il tuo essere completamente, pienamente, di seguire i segnali della vita che ti stanno indicando magari di intraprendere un cammino, nel momento in cui tu in questo cammino dovessi avere dei desideri anche egoici, facilmente la vita ti potrà aiutare maggiormente a realizzarli. Ma se tu ti basi solo sull'ego, difficilmente la vita ti aiuterà. Tutto questo per dirti che cosa? Allora, non sempre, quindi, c'è qualcuno che dice chiediti sarà dato, sì, ma ti sarà dato quello che è bene per te. Non è detto che tu voglia una macchina e ti venga data la macchina. Non è detto che tu voglia raggiungere una certa cosa e quella cosa ti venga data. Se tu vuoi essere più coraggioso, magari ti saranno date delle situazioni in cui tu puoi esprimere il tuo coraggio. Quindi fai attenzione a quello che chiedi e a come lo chiedi e quali sono le tue vibrazioni nel momento in cui chiedi qualcosa. Oltre a questo, ti suggerisco per
aumentare la tua capacità di manifestazione, di andare a sciogliere tutti gli attaccamenti, tutte le emozioni tossiche che sono legate a tutti i tuoi desideri. Questo perché? Perché nel momento in cui tu vai a sciogliere anche tutte quelle emozioni tossiche, che in genere sono quello che noi vogliamo, cioè noi vogliamo delle emozioni, scusa, non te l'ho detto bene, noi vogliamo delle emozioni e pensiamo di raggiungere quell'emozione attraverso delle cose che si manifestano nella nostra vita. Non è esattamente così. Noi andiamo a sciogliere comunque tutte invece le emozioni tossiche, tutte quelle che sono le sensazioni di blocco, le resistenze nel raggiungere quello che desideriamo, che sia un desiderio ok o meno ok per la nostra vita, perché in tutto quello che noi sentiamo, viviamo, pensiamo, c'è sempre un qualcosa, un indizio su cui noi possiamo andare a lavorare per migliorarci. Quindi utilizza tutto, ok? Se tu desideri una macchina nuova, facciamo un esempio semplice, vai a sciogliere tutte le tue resistenze, tutti i tuoi pensieri non me lo merito, tutti i tuoi pensieri, chissà cosa penserà la gente se dovessi avere una macchina nuova, eccetera, eccetera, eccetera. Vai anche a sentire quali sono le emozioni collegate alla macchina nuova ed espandi anche quelle, perché magari bisogna sentirti più sicuro di te. Vuoi sentirti più sicuro di te e pensi che la macchina ti possa dare quella sensazione di sicurezza perché ti senti, non so, più figo con una macchina nuova di un certo tipo. Vai a sciogliere tutto quanto. Man mano che tu sciogli, sentirai sempre meno attaccamento per molte cose che tu desideravi nella tua vita e questo ti renderà più libero anche di ottenerle, perché più attaccamento tu metti nelle situazioni o negli oggetti o nelle cose che vuoi manifestare nella tua vita, nelle situazioni che vuoi manifestare nella tua vita, più è facile che tu possa ottenere questo risultato. Quindi vai a sciogliere tutto quanto per diventare mago della manifestazione. Buon lavoro! Lavoraci ovviamente con la Divine Connection. Non è mai stato così semplice. Ciao!